Dal Cantico dei Cantici. Come sei bella, amica mia, come sei bella. Gli occhi tuoi sono colombe dietro il tuo velo. Le tue chiome sono un gregge di capre che scendono dalle pendici del Galad. I tuoi denti come un gregge di pecore tosate che risalgono dal bagno. Tutte procedono appaiate e nessuna è senza compagna. Come un nastro di porpora le tue labbra e la tua bocca è soffusa di grazia, come spicchio di melagrana la tua gota attraverso il tuo velo. Come la torre di Davide il tuo collo, costruita a guisa di fortezza. 1000 scudi vi sono appesi, tutte armature di brodi. I tuoi seni sono come due cerbiatti, gemelli di una gazzella, che pascolano fra i gigli. Prima che spiri la brezza del giorno e si allunghino le ombre, me ne andrò al monte della mirra e alla collina dell'incenso. Tutta bella tu sei, amica mia, in te nessuna macchia. Vieni con me dal Libano, o sposa, con me dal Libano vieni. Osserva dalla cima dell'Armana, dalla cima del Senir e dell'Ermon, dalle tane dei leoni, dai monti dei leopardi. Tu mi hai rapito il cuore, sorella mia sposa, tu mi hai rapito il cuore con un solo tuo sguardo, con una perla sola della tua collina. Quanto sono soavi le tue carezze, sorella mia sposa, quanto più deliziose del vino le tue carezze. L'odore dei tuoi profumi sorpassa tutti gli aromi. Le tue labbra stillano miele vergine, o sposa. C'è miele e latte sotto la tua lingua e il profumo delle tue vesti è come il profumo del Libano. Giardino chiuso tu sei, sorella mia sposa. Giardino chiuso, fontana sigillata. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Commentare questo brano è quasi impossibile, perché questo è il canto di amore del Signore nei confronti della sua sposa. Ecco, anzitutto, con tutta la tradizione della Chiesa, qui sono nascoste, celate anche attraverso immagini molto belle, umane, corporee, gli occhi, i denti, le gote, le labbra, la bocca, tutti i misteri della straordinaria bellezza di Maria Santissima. Avremo certamente colto in questo brano alcune espressioni che la Chiesa gli attribuisce, no? Per esempio, tutta bella tu sei, amica mia, te nessuna macchia, che dà il titolo anche a questa meditazione, no? Da cui deriva il canto del Tota Pulchra, che appunto in latino significa tutta bella. È chiaro che dietro queste descrizioni di bellezza femminile esteriore, di perfezione esteriore, che pur la Madonna certamente aveva, perché, e ha, perché è la creatura perfetta, come Gesù è cantato dalla Sacra Scrittura come il più bello tra i figli degli uomini, ed è realmente l'uomo più bello che sia mai esistito. Certamente la Madonna è la donna più bella che sia mai esistita, non c'è nessun dubbio, insomma, su questo. Ecco, il problema è che la sua bellezza esteriore è nulla, pur essendo straordinaria, in confronto alla sua bellezza interiore. E molti autori spirituali hanno fatto a gara nel leggere allegoricamente queste lodi delle grazie esteriori di Maria, cercando di comprendere a quali ricchezze interiori allegoricamente alludessero. Ci sono altre espressioni che
la devozione mariana ha fatto proprio, no? C'è una delle litanie lauretane che dice torre di Davide, no? O fortezza inespugnabile. Abbiamo sentito qui dire come la torre di Davide è il tuo collo, costruita a guisa di fortezza. Ecco, significa la potenza invincibile che ha la Madonna è vittoriosa, non c'è stato verso, ecco, di espugnare la roccaforte della sua anima, e la Madonna è anche il baluardo invincibile per chiunque le si affida. In qualunque situazione noi ci trovassimo, ecco, di difficoltà, di prova, di guai a volte, d'accordo, di momenti difficili, affidarsi veramente e con tutto il cuore alla Madonna e mettersi al riparo di una fortezza invincibile, ecco, perché se la Madonna dice a questo mio figlio non gli deve accadere nulla, si può scatenare contro pure tutto l'inferno, ma non gli accade nulla. Questo è dubbiamente è certo, insomma, no? Ed è molto bello, ecco, avere questa percezione profonda, interiore, no? È bellissimo ascoltare frasi come queste, verissime. Tu mi hai rapito il cuore, sorella mia sposa, tu mi hai rapito il cuore con un solo tuo sguardo, con una perla sola della tua collana. Quindi interpreti, la perla della collana la identificano con una delle tantissime virtù della Madonna. E contemplando Maria, noi contempliamo la creatura che ha rapito il cuore di Dio, non per scherzo ma sul serio. Cioè Dio è innamorato veramente, ma come più del più grande innamorato terreno, della più grande e bella persona che ci possa esistere, insomma. Tu mi hai rapito il cuore, sorella mia sposa, con un solo tuo sguardo, con una perla sola della tua collana. Dicono i maestri di spirito che Dio in tutto l'universo ha fatto una creatura perfettissima, degna di lui, se l'ha fatta quasi solo per sé, per questo che la chiama anche giardino chiuso. Adesso vedremo gli interpreti cosa dicono di questa espressione, giardino chiuso, in latino è hortus conclusus, fontana sigillata. Una bellezza talmente grande, talmente divina, che era appunto degna di un Dio, e che la Madonna sia degna di Dio non sono esagerazioni proprie, come dire, di qualche anima devota, ma Dio l'ha dimostrato, perché in questi giorni di Natale noi contempliamo Gesù bambino in braccio alla Madonna, attaccato al suo seno, d'accordo? Quindi contempliamo veramente Gesù che è tutto di Maria, e prima di essere stato tutto di Maria è tutto da Maria, figlio del padre secondo la natura divina e veramente figlio della madre secondo la natura umana. I maestri di spirito dicono che appunto la Madonna è giardino chiuso. Che significa questa espressione? Ecco, tutte quante le bellezze, le ricchezze della Madonna, Dio le ha anzitutto riservate per sé. E le anime che sono veramente devote di Maria, che veramente le vogliono bene, che accolgono questo dono misterioso, no? Che già è un grande mistero per noi, nostro Signore Gesù Cristo, conoscerlo e comprenderlo un pochino, perché la nostra miseria è grande, la nostra debolezza è grande, la nostra, a volte, come dire, terrestrità, bruttissimo termine, ma non so come esprimerlo, è grande, ci rende un pochino incapaci di comprendere le bellezze del cielo e le cose dello spirito. Ecco, quindi con Maria può essere ancora un pochino più difficile, anche perché Maria noi sappiamo che è una pura creatura, quindi può, come dire, essere un pochino sottovalutata, se si passa questa espressione, perché dice, vabbè, sì, è una creatura certamente molto santa, ma è sempre una creatura, no? Sì, è una creatura, ma è una creatura che Dio stesso ha fatto, come dire, nuova capostipite della nuova creazione, perché è la nuova Eva, è la più eccellente fra le creature, lei è stata incoronata al di sopra degli angeli e dei santi, quindi è la prima dopo Dio, quindi non è una tra le tante, ed è anche, come
come la Chiesa ci insegna, la mediatrice delle grazie, quella che ci ha dato Gesù, è la nostra avvocata, e ecco lei che prega per noi, ecco lei che ci ottiene la benevolenza dell'Altissimo, è tanto, ecco, è anche molto di più. Ecco, quel molto di più, San Luigi Monfort riprende questa espressione dell'ortus concluso, del giardino chiuso, il Signore apre questo giardino alle anime che veramente piano piano cominciano a nutrire una vera devozione verso la Madonna, una devozione che non è fatta soltanto di affetti e di preghiere, ma è fatta anche di una conoscenza sempre maggiore di lei, delle sue virtù, e insieme alla conoscenza un'imitazione sempre maggiore delle sue virtù e del suo stile, che sono identici, spiccicati a quelli di Gesù. Se uno proprio vuole aggiungersi un qualche cosa di particolare, come dire, ammantati di quella bellissima patina di femminilità che la Madonna dà a tutte le virtù. Quindi, se vogliamo parafrasare un po' Papa Francesco, che parla sempre di queste cose, quella grandissima tenerezza e dolcezza che caratterizza particolarmente poi le anime mariane, no? Abbiamo sentito qui un'espressione: e le tue labbra stillano miele, Vergine o sposa, c'è miele sotto la tua lingua. Il miele è il simbolo proprio della straordinaria dolcezza, no? Quindi, se vogliamo, un'anima, Gesù certamente è dolcissimo, l'abbiamo cantato durante la novena di Natale, Jesu dulcis memoria, no? Gesù dolce alla memoria, quanto sei dolce e soave, ma la Madonna, essendo donna, aggiunge proprio questo tratto caratteristico. E quando il Papa tante volte dice a tutta la Chiesa che è importante che riscopra la propria dimensione femminile, eccetera, eccetera, sicuramente fa riferimento, come diversi autori hanno fatto riferimento, a questa, come dire, prospettiva decisamente mariana, e che rende la vita cristiana, come dire, ancora più bella sotto certi aspetti, perché la arricchisce di quella tinta, ecco, di dolcezza, di tenerezza e di, potremmo dire, sul plus di amore che ordinariamente non ha. Oggi è la festa di San Giovanni, Gesù, la Madonna l'ha affidata a San Giovanni Evangelista, credo, poteva affidarlo a chiunque altro, e San Giovanni non casualmente è l'apostolo dell'amore, no? Sappiamo che San Giovanni ha iniziato la sua attività apostolica dopo, beato lui, circa 25 anni di vita con la Madonna, sono tanti, cioè Gesù San Giovanni è stato con la Madonna quasi tanto tempo quanto c'è stato Gesù durante la vita nascosta, e quante cose avrà imparato da Maria in 25 anni, e ha imparato soprattutto quello che poi ha tirato fuori nei suoi scritti. San Giovanni è rappresentato dall'Aquila per la sua enorme sapienza e conoscenza profonda del mistero di Dio, ma è anche l'apostolo dell'amore, colui che più degli altri ha compreso quanto la via dell'amore sia la via assoluta, ecco, se così vogliamo dire, per conoscere e vivere Dio. Ecco, noi dobbiamo chiedere al Signore adesso, nel nostro silenzio, nella nostra preghiera, che possiamo imparare a metterci alla scuola, ecco, di Maria, anche perché Maria ci insegna anche ad essere anime innamorate di Gesù, perché il segreto della grandezza di Maria è stato questo suo amore sconfinato, ecco, non comprensibile, neanche ripetibile da noi esseri umani, che ha avuto nei confronti del Signore, che ha fatto di lei quello che è. Ecco, chiediamo a Gesù che ci doni la grazia di conoscere sempre più e sempre meglio questa straordinaria creatura, e a lei, a sua volta, chiediamole che ci insegni ad amare sempre più e sempre meglio il nostro unico Dio, Signore e Salvatore, Gesù. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento.